Buonasera, benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, la finestra informativa di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa rete. Puntata odierna dedicata alla Industria 4.0, un modello in cui convergono innovazione, ricerca e competitività. Ne parliamo con ospiti sia in studio che in collegamento per capire esattamente quale sia la portata sul territorio e con un'ottica un po' più allargata di questa tematica Industria 4.0. Saluto in collegamento Lorna Vatta, direttrice del Centro di Competenza Artes 4.0. Buonasera. Buonasera a tutti. In studio abbiamo Franco Dintino, presidente di Apside. Buonasera. E ancora Massimiliano Iocco, il general manager di Iocco SRL. Buonasera e grazie per l'invito. Siamo pronti quindi per affrontare questa tematica che vedrete sarà veramente molto articolata con tantissimi contenuti. La prima domanda che ho in serbo è per il presidente Dintino che essendo a capo di una realtà molto importante come Apside è promotore di una partnership insieme a Confindustria Chieti Pescara che vede un accordo con il maggior competence center italiano e la più grande organizzazione di ricerca applicata europea. Questo si va a ricollegare con una considerazione fatta da Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, che ha espresso quanto sia importante dare all'impresa la possibilità di testare un laboratorio e mettere a terra Industria 4.0. Quindi, Presidente, le chiedo che cos'è Apside, come interagisce con il territorio e quali sono appunto gli sviluppi da questo punto di vista. Prego. Innanzitutto la ringrazio per averci dato la possibilità di spiegare, di raccontare cos'è Apside. Apside è un consorzio, è il consorzio Industria 4.0 che porta i progetti in maniera concreta sul territorio abruzzese relativi alle tematiche che discuteremo questa sera. Nasce nel 2018. È composta da Confindustria Chieti Pescara, Confindustria Teramo, la Camera di Commercio Chieti Pescara, Federmanager Abruzzo e Molise, i tre atenei abruzzesi, quindi l'Università dell'Aquila, di Teramo e la D'Annunzio di Chieti Pescara e l'Agenzia per le attività produttive della Regione Abruzzo. Quindi il consorzio ha in sé tutti quelli che sono gli attori, i primi attori che possono portare e dare concretamente una spinta di innovazione sul territorio. In Apside ci sono sostanzialmente due organi, uno quello direttivo e l'altro il comitato tecnico scientifico dove ci sono le università, che quest'ultimo valuta i progetti, il primo poi li approva. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, abbiamo realizzato queste due grandi partnership, una proprio con Artes 4.0, l'altra con il Fraunhofer di Bolzano, che vanno ancora di più a dare questa spinta, perché questi grandi centri di ricerca, il maggiore italiano e il maggiore europeo, possono portare non solo innovazione, ma tutte quelle fonti di finanziamento che servono poi per mettere in pratica e per aiutare le aziende abruzzesi. Oggi Apside quindi va su tre direttrici principali, una sui grandi progetti, una su un centro dimostrativo che porteremo nella nostra sede, noi abbiamo la sede presso la Confindustria Chieti Pescara in via Raiale e l'altra i progetti proprio per le aziende. Il Demonstration Center, il centro dimostrativo che porteremo in via Raiale, si baserà su tre grandi linee, una robotica, una logistica e una realtà virtuale e aumentata. Queste tre linee le abbiamo sostanzialmente condivise e concordate con Artes e con il Fraunhofer proprio per dare i primi spunti iniziali e forti e concreti a quelli che sono le innovazioni, le tematiche innovative Industria 4.0 sul territorio. E per quanto riguarda il primo, per quanto riguarda la robotica,
sperimenteremo un prototipo di robottino che andrà a disinfettare, a sanificare parti specifiche su superfici, e il prototipo di questo robottino sta proprio nel fatto che non deve essere programmato. Grazie al Digital Twin, che è una delle tecniche che si utilizza in Industria 4.0, riusciamo con questo robottino a sanificare tutte quelle parti sensibili. Oggi, visto la situazione che stiamo correndo, è un grande esperimento molto utile soprattutto per la parte sanitaria. La logistica è il secondo, che riguarda piccoli o grandi spazi. Dimostreremo come sarà possibile praticamente robotizzare piccoli e grandi spazi applicando per esempio un MIR, che è un mobile industrial robot. E il terzo invece, quello della realtà virtuale e aumentata, ci porterà con le neuroscienze a dare un grande impulso soprattutto per quanto riguarda la formazione, ricreando delle realtà vere, virtuali, quindi con la tecnologia del 3D e delle neuroscienze, dando la possibilità quindi a tutte le aziende, a tutti, non solo le aziende, ma anche ad esempio l'e-commerce, di riprodurre ambienti virtuali. Questo è quello che stiamo portando a terra, come dice il nostro presidente Silvano, con progetti molto molto concreti, e questo è l'oggetto e la mission che ABSI si è data sin dall'inizio. Direttore Iocco, prima si parlava di automazione. Lei ha una sede a Vasto che dialoga, a proposito di dialoghi sull'impresa, con il mondo, fate automazione a livello internazionale. Quali sono i punti di forza che devono sviluppare le aziende in un'ottica come questa, e ci parli un po' più da vicino della sua realtà? Ok, la quarta rivoluzione industriale, cioè l'industria 4.0, viene concepita successivamente alla crisi del 2008. La crisi impone un cambiamento radicale e richiede un nuovo modello di business. Si pone l'obiettivo ovviamente di incrementare la competitività del comparto manufatturiero e del futuro attraverso la crescente integrazione all'interno dei processi industriali di macchine intelligenti, chiamate anche Cyber Physical System in realtà. La vera novità consiste nell'integrazione della capacità fisiche e di calcolo dei sistemi. Questo per favorire l'analisi, la raccolta dei dati e per poter permettere a questi impianti innovativi non solo di produrre in maniera automatica, ma anche di raccogliere quei dati necessari a variare, a sostanzialmente adeguare i parametri produttivi in termini di performance flow rate e risultati qualità. Si viene a creare dunque un mondo in cui i sistemi fisici e virtuali cooperano tra loro in maniera molto flessibile, soddisfacendo la necessità di un rapido sviluppo del prodotto e imporsi in un ambiente sempre più complesso e più competitivo. Si tratta di un approccio completamente nuovo, non coinvolge soltanto gli aspetti tecnici, ma soprattutto gli aspetti manageriali, e coinvolge appieno le aziende. Ovviamente l'input di questo cambiamento deve arrivare in primis dal top management, che deve essere in grado di tracciare una vision e, oltre alla vision, di governare il processo di trasformazione, guidando i membri del proprio sistema al raggiungimento degli obiettivi prefissati. È di fondamentale importanza che l'intera organizzazione aziendale abbracci questa nuova mentalità di innovazione, rivedendo ovviamente singolarmente ogni singolo processo in maniera da adeguarle alle nuove richieste. Per minimizzare questi tempi necessari al coordinamento armonico di queste persone, linee produttive e macchine, bisogna avere informatizzato in maniera adeguata già tutti i sistemi e tutti i processi. Quindi le aziende che meglio riescono in maniera abbastanza agevole a leggere e a praticare l'industria 4.0 sono quelle aziende dove l'industria 3.0 è già presente. Un altro punto molto ma molto importante è il capitale umano. Oggi i sistemi diventano sempre molto più complessi e spesso non solo dal punto di vista tecnico-operativo ma anche dal punto di vista manageriale. Spesso queste skill all'interno delle aziende non sono presenti e tali competenze vanno sviluppate assoggettandole a un percorso formativo abbastanza intenso
in modalità lifelong learning, formazione continua. Ovviamente questo gap può essere anche colmato assumendo delle risorse specifiche. Il problema oggi, soprattutto per aziende come le nostre, è trovare le risorse già attualizzate per poter praticare l'industria 4.0 all'interno delle aziende. Oltre ovviamente alla formazione, oltre al recruitment di persone in grado di dialogare con questo nuovo modo di pensare e di interagire con gli impianti, è sicuramente quello di cercare di coinvolgere gli istituti scolastici o le università nel preparare e attualizzare le competenze per questa nuova filosofia e questo nuovo modo di approcciare. C'è da pensare questo: nelle smart factoring oggi non troviamo più operatori che avvitano bulloni, in realtà troviamo operatori che interagiscono con sistemi cibernetici. Per poter interagire con questi sistemi cibernetici, la formazione è alla base di tutto, altrimenti non si riesce a padroneggiare quelle che sono le nuove tecnologie. Dunque, in realtà stiamo parlando non solo di un processo di innovazione tecnica, ma soprattutto culturale, che queste sono le sfide più grandi che le aziende oggi si trovano a dover affrontare per riuscire a offrire a un mondo sempre più globalizzato, sempre più estremizzato da una competitività veramente particolare. E l'unico modo è quello di adeguarsi a questo cambiamento. In sostanza, quello che, andando a sintetizzare il concetto, è quello che una trasformazione digitale all'interno delle aziende è possibile non solo guardando i sistemi produttivi, ma soprattutto, importanza di livello 1, è agire sulle risorse umane e prepararle per essere in grado di dialogare e interagire con questi sistemi complessi. Benissimo, abbiamo affrontato tanti concetti. Dottoressa Vatta, a lei pongo una domanda che in qualche modo si va a collegare con tutti i concetti espressi fino a questo momento. Lei è la direttrice di Artes, quindi stiamo parlando di una realtà ad alta specializzazione in cui si parla di robotica, di ricerca. Voglio sapere esattamente, visto che abbiamo parlato anche prima in apertura di Competence Center, che cos'è questo Competence Center e qual è il rapporto tra la sua realtà e Abside? Ci spieghi un po' di dettagli in merito. Molto volentieri. Quindi Artes 4.0 è uno di 8 Competence Center che esistono in Italia. Sono tutti centri di competenza ad alta specializzazione selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico come ultimo tassello del piano che nacque come Industria 4.0, poi ha cambiato nome, oggi si chiama Transizione 4.0, ma è arrivato abbastanza identico a se stesso e ormai compie 5 anni quest'anno. I Competence Center sono gli ultimi nati perché la loro struttura e infrastruttura richiedeva un po' più di tempo per partire. In particolare, ognuno degli 8 è focalizzato su un ambito tecnologico specifico e ognuno a proprio modo supporta tutte le aziende sul territorio italiano. Quindi i modelli sono molto simili ma leggermente diversi l'uno dall'altro. In particolare Artes 4.0 è focalizzato sulle tematiche della robotica avanzata, collaborativa, evoluta e intelligente. Quindi dalla robotica si passa in un attimo a tematiche di intelligenza artificiale, alle macchine collaborative e poi in seconda battuta, ma quasi immediatamente, anche a tutte le altre cosiddette tecnologie abilitanti di Industria 4.0. Quindi ogni centro di competenza è in grado di rappresentarle tutte a livello decisamente alto, perché è forte di una rete più o meno ampia. Artes 4.0 è il centro di competenza con i numeri più grandi, quindi con la rete più ampia. Abbiamo ben 13 università e centri di ricerca. Tutti, la cosa importante è, se anche siamo nazionali, tutti i nostri centri di ricerca sono dalla Toscana in giù, facendo una puntata su Genova con l'Istituto Italiano di Tecnologia, che però ha 9 sedi in Italia. E poi un centinaio circa di aziende associate che sono o
portatrici di tecnologia loro stesse, tipicamente spin-off, start-up tecnologiche di università o comunque aziende piuttosto innovative, oppure aziende che già lavoravano con l'università attingendo il cosiddetto trasferimento tecnologico direttamente andando alla fonte, che però hanno trovato nei centri di competenza una modalità più di rapida risposta rispetto all'università, più disegnata per lavorare con le aziende. E quindi il legame con Abside, l'iniziativa e la volontà di lavorare insieme, ci consente di avvicinarci a un territorio che non era ad oggi rappresentato, per quanto Arte sia forte di 80 laboratori su un territorio di 7 regioni, però tra le 7 regioni non c'era l'Abruzzo. E quindi con Abside riusciamo a essere più vicini, più facili, di facile accesso rispetto alle aziende. E l'altra cosa importante da dire dei centri di competenza è che le aziende a cui si vuole dare più supporto sono le micro, le piccole e le medie, perché le grandi tendenzialmente ci arrivano da sole, ci arrivano prima, mentre invece per le micro, le piccole e le medie il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto questo investimento cofinanziato appunto da università e aziende proprio al fine di stimolare l'adozione della tecnologia. Diceva benissimo prima Massimiliano Iocco dell'importanza della cultura, cioè noi lavoriamo a progetti di innovazione ma in parallelo formiamo persone, se possibile sui progetti di innovazione stessi implementati in azienda, diversamente anche solo proprio con questi nuovi concetti di imparare facendo e formazione continua che devono diventare un po' parte integrante di come tutti noi oggi continuiamo a formarci per non rimanere indietro, per non diventare obsoleti rispetto al mondo del lavoro che sta cambiando così rapidamente. Si può fare, l'altra cosa interessante che diceva prima Franco Dintino è che i robot sempre di più sono semplici da usare, per quanto ci sia una grossa barriera psicologica a utilizzarli, diventa sempre meno importante sapere programmare per utilizzare un robot. Quindi la robotica va sempre di più, si avvicina sempre di più al nostro quotidiano e alla capacità e facilità di interazione con operatori anche non troppo profondamente skillati su competenze complesse e difficili magari da trovare. Quindi questo è il focus di Arte, se insieme ad Abside vogliamo veramente essere utili, ma proprio alla distanza di una telefonata, di una mail sul sito. Il sito tra l'altro è un ottimo strumento anche informativo, formativo o di ricerca di spunti e tendiamo a rispondere anche abbastanza velocemente per fortuna. Ottimo spunto. Durante la nostra conversazione abbiamo parlato di un partner, no? Di questo interessante progetto che vede tanti saperi dialogare. E, abbiamo fatto riferimento a Fraunhofer Italia e quindi adesso vediamo un contributo filmato che sarà proposto dalla nostra regia, sempre molto solerte e presente, attenta. È un video di Dominique Matt, Fraunhofer Italia Bolzano. Sentiamo. Guardare oltre. Guardare oltre le apparenze significa osservare da vicino l'ambiente circostante e capirne la vera natura. Guardare oltre i limiti significa sfruttare fonti di energia creativa che conducono verso direzioni sempre nuove. Guardare oltre i propri occhi significa allargare la visuale e considerare opportunità di crescita. Guardare oltre il futuro significa agire oggi, consapevoli di ciò che accadrà domani. Con questo sguardo sul mondo, poniamo l'uomo al centro del processo di innovazione. Da sempre accompagniamo imprese e istituzioni del territorio verso il cambiamento e tramite la nostra ricerca applicata trasferiamo i benefici delle nuove tecnologie all'economia, alla società e all'ambiente. Ormai dal 2019 portiamo avanti
con grande successo il centro applicativo Fraunhofer Italia chiamato Arena presso il Neutech Park di Bolzano. Questo è un luogo in cui le aziende possono toccare con mano applicazioni reali di automazione e di robotica avanzata e nel quale confluiscono tutte le competenze del nostro team di ricerca interdisciplinare al servizio dei reali bisogni delle piccole e medie imprese. Alcuni progetti in corso riguardano, ad esempio, sistemi di controllo avanzati per robot configurabili e l'ottimizzazione di linee di produzione tramite l'intelligenza artificiale. Insieme ai partner abruzzesi espanderemo sistematicamente il nostro concetto di trasferimento diretto delle conoscenze dalla ricerca alla pratica attraverso ulteriori esempi tangibili delle tecnologie Industria 4.0. Molto interessante ed esaustivo questo commento. Quindi chiedo, Presidente Dintino, tutti questi concetti calati nella realtà abruzzese, come trovano una propria configurazione? Qual è il supporto di Abside alle altre aziende del territorio? Prego. Beh, sì, ci sono tanti spunti, forse troppi per qualche minuto ancora di parola. Sicuramente uno dei punti cardini sarà proprio un piccolo arena, come diceva il direttore del Fraunhofer, che sarà il nostro centro dimostrativo, come raccontavo prima. Ma Abside vuole avvicinarsi ancora di più alle aziende anche portando dei servizi, come ad esempio lo stesso assessment, il life cycle del Fraunhofer, piuttosto che utilizzare delle stampanti 3D per prototipare alluminio e plastica, soprattutto per quel tessuto sociale di piccole e medie imprese che probabilmente non si possono permettere tecnologie e macchine anche in alcuni casi costose. E poi fondamentale, come dicevano sia Lorna che Massimiliano, è la formazione delle persone, perché oggi riscontriamo molte aziende in cui ci sono molti robot ma pochissime persone che possono e sanno utilizzarle, quindi uno dei gap maggiori forse di Industria 4.0 è proprio questo, cioè avere le macchine ma non avere il capitale umano per farle funzionare al 100%. E un altro grande progetto che stiamo portando avanti per far capire quanto è importante la nostra attenzione alle piccole e medie imprese è proprio il progetto IDEA sull'agricoltura di precisione, che sta arrivando a termine di tutto l'iter burocratico, progetto che portiamo avanti ormai da anni insieme ad altri partner, tra cui la Sapienza di Roma, ed è rivolto veramente agli agricoltori piccoli e medi, progetto che porterà una rivoluzione a livello proprio di agricoltura, di agricoltura industriale sul territorio abruzzese. Questo è quello che stiamo cercando di portare avanti, facendo toccare con mano tutte queste tecnologie, quindi dando come servizio sul territorio tutte queste tecnologie di Industria 4.0. Direttore Iocco, visto che possiamo ancora un attimo intrattenerci, quindi dialoghiamo ancora per un po', le chiedo, abbiamo parlato tanto di automazione, di robotica, ci dà uno sguardo, abbiamo parlato fino adesso anche molto del territorio italiano e di Abruzzo, allarghiamo un attimo e andiamo oltre le nostre frontiere. E quali sono i vari spunti a livello internazionale in questo settore? C'è un filo conduttore? Ci sono nazioni che hanno esigenze diverse? Quali sono i settori che più interessano e sono più sollecitati da questa tipologia di Industria 4.0? Prego. L'Industria 4.0 in realtà è qualcosa che è limitata al territorio europeo, sul suolo americano, piuttosto che guardando alla Cina, esistono progetti similari che fondamentalmente hanno una linea in comune con l'Industria 4.0. Le necessità, ovviamente, anche se le linee guida rimangono le stesse, le necessità per ovvi motivi sono differenti. Infatti lì, noi operando nei mercati internazionali spesso ci troviamo di fronte a
dover necessariamente ristudiare le soluzioni in base al tessuto che troviamo lì, dove andiamo praticamente a offrire i nostri impianti. Il problema, come diceva il presidente Lindino, è la cultura limitante, perché fornire dei robot a delle nazioni con un livello di scolarità non così particolarmente compenetrato all'interno del tessuto locale e metterli in crisi. Abbiamo effettuato varie installazioni in varie parti del mondo, in Russia piuttosto che in Sud America, dove le tecnologie erano talmente elevate che le risorse umane messe a disposizione non riuscivano ad interagire con l'impianto. Abbiamo avuto un sacco di problemi e infatti oggi in azienda stiamo valutando proprio l'applicazione di questi strumenti che aiutano nell'apprendimento, quindi si va sulle neuroscienze, si va sulle realtà aumentate, tale da fornire oltre all'impianto anche un pacchetto di software educativo sostanzialmente teso a preparare le persone nel giusto modo per poter riuscire a condurre questi impianti. È chiaro, a livello geografico, in base alle nazioni di destinazione, le necessità e il vestito che viene cucito intorno all'automazione è differente. Sicuramente sì, infatti era una domanda retorica la mia, avevo già intuito dalle vostre risposte così puntuali che c'era molta diversificazione. Direttrice in collegamento, direttrice Batta, vuole darci un flash conclusivo in merito a quello che abbiamo ascoltato fino adesso? Volentieri. È molto interessante anche l'ultimo intervento, aggiungerei un commento, perché è europea questa opportunità di Industria 4.0 e perché è particolarmente italiana e tedesca, perché c'è chi la tecnologia la propone al mercato e chi la utilizza, entrambi vincono. Ma l'Italia e la Germania, più di tanti altri paesi, mettiamoci il Giappone se vogliamo, insomma siamo in poche potenze mondiali nel globo, che hanno una forte produzione di impianti, di macchinari che esportiamo. E quindi l'opportunità di Industria 4.0 deve essere veramente una che non ci lasciamo sfuggire, sì come utilizzatori, sì come diffusione sul territorio nostro, nelle nostre fabbriche, nelle nostre aziende, dello sfruttamento della tecnologia, ma tanto, e mi viene da dire quasi soprattutto, per portare tutta questa ricerca, tutte queste prototipazioni, questi brevetti, queste buone idee di tecnologie nuove dentro aziende che le sfruttano per portarle al mercato non solo in Italia ma quasi quasi più nel resto del mondo, e gradualmente essere presenti e pronti nei vari mercati più o meno avanzati man mano che l'opportunità di vendere queste tecnologie aumenta, in modo da tenere la leadership tecnologica in Italia, in Germania e in Europa. Grazie per il contributo, è stato molto interessante dialogare con gli ospiti, ovviamente con voi telespettatori che ci avete seguito, su un tema così importante, così tecnico, però che è stato reso fruibile a tutti dai nostri ospiti. Ringrazio i telespettatori, gli ospiti di Confindustria Chieti Pescara, la dottoressa Lorna Batta, Franco Dintino e Massimiliano Iocco. Ringrazio la regia di Andrea Di Fabio e ovviamente vi do appuntamento lunedì prossimo alle 21.30.